ma anche su scala nazionale il centrodestra è davanti alle altre due forze, la sinistra, dentro la quale esistono lotte intestine che diminuiscono assolutamente la sua forza di convincimento sugli elettori, e il partito ribellista dei 5 Stelle, che ieri ha tra l'altro indicato come leader un signore che io considero una bella meteorina della politica, dal bel viso in televisione, ma che porta agli italiani come bagaglio per fidarsi di lui la nullità assoluta di quello che ha fatto nel tempo.